Dario Cascelli, classe 88 in nero verde da diverse stagioni, quest'oggi schierato sull'esterno sinistro da mister Massimo Alvini in uno schieramento inedito 3-5-2 per te, e insomma tanta corsa lì a sinistra, tanti cross e tante le chiusure, insomma un'ottima partita per te. Sì, l'esterno nel centrocampo a 5 non ha vita facile, deve correre parecchio. Era già stato proposto il primo anno dal mister, ci eravamo trovati anche abbastanza bene, poi non l'avevamo più sperimentato, abbiamo deciso di incontrare l'Ischia con questo assetto e è andata bene, mi sembra. Sì, infatti ha sicuramente pagato lo schieramento tattico che ha concesso pochissimi spazi agli esterni, insomma diciamo le punte di diamante dell'Ischia Isola Verde, e insomma e soprattutto è servito anche in fase di ripartenza e di impostazione. Ecco, questo è uno schieramento che potrà tornare utile anche in queste ultime quattro partite della stagione, oppure si tornerà a un canonico 4-2-3-1, 4-3-2-1? Ma questo non posso prevederlo, dipende anche dall'avversario. Oggi sapevamo che tenevano questi esterni belli alti e c'era bisogno di un apporto in difesa da parte degli esterni nostri, appunto. Sapevamo che dovevamo giocargli sulle ripartenze e siamo andati bene il primo tempo, in cui abbiamo imposto abbastanza bene il nostro gioco, un po' meno il secondo, ma dal punto di vista caratteriale c'eravamo e a noi ci importava questo. Decima vittoria stagionale, 39esimo punto messo in bacheca, insomma Dario, la vigor è lì, a meno uno, come è lì la vigor è anche lì la possibilità a questo punto concreta di agganciare la Serie C unico. Che cosa è successo negli spogliatoi al termine della gara? Senti, noi la classifica la guardiamo e non la guardiamo, nel senso che pensiamo prima a noi, poi se gli altri risultati ci avvantaggiano ben venga. Negli spogliatoi c'è stata molta festa, però sempre con i piedi per terra, dobbiamo pensare ogni domenica alla gara che ci aspetta, sicuramente.